Buon pomeriggio a tutti e un caloroso benvenuto anche da parte mia all'incontro di presentazione di SPIN 2, progetto formativo sul World Class Manufacturing e Lean Management, arrivato alla sua seconda edizione, grazie veramente per la partecipazione così numerosa. Il progetto SPIN nasce alla fine del 2009 nel Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale di Torino, grazie alla visione del presidente Bruno Di Stasio, come abbiamo visto, e alla grande concretezza del segretario Carlotta Baini. Come avete sentito nel suo messaggio di benvenuto, Bruno aveva chiaramente intuito che all'interno di un pacchetto di progetti a sostegno della competitività delle imprese, soprattutto delle PMI, non poteva mancare qualcosa in grado di migliorare radicalmente anche i loro processi operativi, qualcosa che potesse portare valore veramente dall'interno delle aziende. WCM e Lean erano gli strumenti giusti per semplicità, concretezza e soprattutto applicabilità a tutte, credetemi, tutte le aziende associate e direi a tutti i processi che coinvolgono persone e organizzazioni in genere, pubbliche o private, industriali o di servizi, grandi, medie e piccoli. Dell'efficacia di questo strumento erano pienamente convinti anche il presidente dell'AMMA, Vincenzo Ilotte, che mi ha sempre incoraggiato sul tema, e la direzione dell'Unione Industriale, in particolare Riccardo Rosi, che d'accordo sulla priorità da dare alla formazione come primo passo, ha fatto ancora qualcosina in più, permettendo il cofinanziamento Camera di Commercio e Unione Industriale dell'intero programma formativo. Così, nel 2010, con SkillUp come ente attuatore del programma, un grazie all'amministratore delegato dottor Baino e al direttore generale dottoressa De Valle, abbiamo organizzato 5 corsi di base per più di 100 allievi in rappresentanza di circa 50 imprese, oltre 50 giornate di formazione suddivise tra sessioni interaziendali in aula e interventi nelle aziende. Tra queste, almeno 10 alla fine dei corsi hanno già iniziato un percorso strutturato di trasformazione Lean, portando la formazione all'interno per tutto il personale, grazie anche al prezioso contributo di fondi dirigenti e di fondi impresa. Quest'anno vorremmo consolidare e speriamo ampliare il successo dell'anno scorso offrendo percorsi formativi arricchiti da corsi avanzati, come illustrerà in seguito la dottoressa De Valle. Un grazie particolare va al dottor Luciano Massone, vicepresidente World Class Manufacturing di Fiat, per l'apporto fondamentale di know-how ai nostri corsi forniti attraverso la docenza della Manufacturing Training Unit di Fiat. Il dottor Massone, per impegni imprevisti insieme all'ingegner Ketter, non potrà purtroppo portarci la prevista testimonianza sui successi del World Class in Fiat, ma ci ha comunque prontamente indicato il gruppo Elica, numero uno nel mondo nel suo settore e membro della WCM Association, come testimone eccellente del World Class italiano nell'incontro odierno. Siamo onorati della loro presenza e ringraziamo il dottor Di Fiore e il dottor Mengoli, che sono appena arrivati dalle Marche. Vorrei ringraziare anche i graditi ospiti che sono venuti da realtà territoriali, altre realtà territoriali, a testimoniare con la loro presenza l'importanza che il tema ha raggiunto anche a livello nazionale. Il dottor Diego Caron, presidente di piccola impresa Confindustria Vicenza, grande sostenitore del Lean Thinking e tra i suoi associati, oltre che imprenditore che sta realizzando con successo il cambiamento Lean nella sua azienda. Il professor Tommaso Rossi dell'Università LIUC di Castellanza, promotrice insieme all'Unione Industriali di Varese di un Lean Club inaugurato proprio una settimana fa, con un evento che ha visto più di 300 partecipanti. Il dottor Giovanni Rossiti dell'Associazione Industriali di Novara, che sta promuovendo nel suo territorio iniziative molto interessanti sul tema. E infine l'ingegnere Diego Borni, rappresentante di Confindustria Cuneo, che tra l'altro ha personalmente partecipato al viaggio di studio in Giappone che verrà illustrato più tardi nel workshop. L'ingegner Diego Bonia è anche fermo assertore nella sua azienda, che è uno stabilimento di una multinazionale americana, del Lean è diventato benchmark a livello mondiale per il suo gruppo per i sistemi di Lean Management. Infine ringrazio per la sua presenza oggi l'amico Luca Remmert, vicepresidente della Compagnia di San Paolo e consigliere della Camera di Commercio, che da grande imprenditore è sempre attento a tutte le opportunità. Ma veniamo al progetto SPIN. Il progetto SPIN 2 fa parte di un pacchetto di progetti sinergici sul tema del Lean Thinking che l'Unione Industriale sta implementando nella provincia di Torino. Grazie all'ufficio scuola università della dottoressa Barbera e del dottor Abate,
Stiamo infatti introducendo l'apprendimento dei principi e dei metodi di base del Lean Thinking anche negli istituti tecnici, negli istituti professionali e negli enti di formazione professionale. Sono presenti oggi alcuni professori e studenti della Scuola Camerana, dell'Istituto Tecnico Peninfarina e dell'Istituto Professionale Plana, che hanno partecipato con grande entusiasmo alla sperimentazione di un modulo didattico di 16 ore sviluppato dalla Scuola Camerana. Con il supporto finanziario della Camera di Commercio e dell'Unione Industriale, queste competenze verranno tra poche settimane trasferite ai professori di una decina di istituti tecnici e professionali della provincia, che diventeranno così autonomi nell'insegnamento della materia per preparare in modo concreto i ragazzi alle esigenze del mondo dell'impresa. Questo è molto importante perché il Lean è un modo di pensare e se riusciamo a seminarlo già con coloro che fra qualche mese o qualche anno si presenteranno a cercare un lavoro nelle nostre aziende, penso che stiamo facendo un lavoro di lungo termine molto importante. Tutti questi ragazzi che tra l'altro per ragioni di spazio abbiamo dovuto far accomodare in una sala adiacente sosterranno gli esami di Stato quest'anno, quindi a loro un grande in bocca al lupo da parte nostra. Sì. Altra iniziativa nella pipeline è la fondazione del Torino Lean Club, che vorrebbe diventare punto di riferimento e di supporto alle aziende e alle persone che vogliano fare del Lean Thinking uno strumento concreto di sviluppo aziendale e personale. Questa iniziativa è in fase di studio, contiamo di poter dare maggiori dettagli nel prossimo futuro. Tornando al tema specifico di oggi, sorgono comunque alcune domande. Perché proprio formazione per imprenditori, dirigenti e quadri? Perché proprio formazione? Perché proprio imprenditori, dirigenti e quadri? Per rispondere a queste domande parto da un'affermazione fatta da una persona di area amministrativa che dopo un paio di sessioni del corso di Lean Service dell'anno scorso mi confessava: io queste cose proprio non le vedo nel mio lavoro. Ecco, non le vediamo. Ma abbiamo guardato bene? Sì, perché per vedere prima di tutto bisogna guardare. Ci vuole la motivazione a guardare, bisogna credere che valga la pena guardare e forse avere il coraggio di mettersi un po' in discussione. A volte è proprio questo che ci manca, la motivazione stessa a guardare. Ma se oggi riempiamo questa sala è perché la motivazione a guardare oltre, a esplorare alternative al modo in cui abbiamo pensato e agito finora, a trovare nuovi strumenti duraturi per competere, l'abbiamo almeno un po' trovata. O spinti dalla curiosità proprio di noi imprenditori e manager, o dagli effetti della crisi epocale che stiamo vivendo, siamo qui a dedicare mezza giornata di lavoro a questo workshop che con la sua varietà di relazioni e testimonianze aziendali ha proprio la funzione di invitarci a guardare oltre. Poi, per chi di noi ne sentirà la necessità, verranno i corsi interaziendali in aula, la cui funzione invece è quella di incominciare ad apprendere a vedere. Sì, ma a vedere cosa? A vedere il valore e lo spreco, i due target principali del Lean Thinking, le due facce della stessa medaglia, di cui sentirete parlare estesamente dai relatori di oggi. Per vedere valore e spreco dalla prospettiva Lean dobbiamo indossare occhiali leggermente diversi e i corsi interaziendali servono soprattutto a questo, provare a indossare questi occhiali. Siamo proprio noi imprenditori, dirigenti e quadri, con la nostra responsabilità di agenti iniziali del cambiamento, che dovremmo farlo per primi. Per questo i corsi sono rivolti a imprenditori, dirigenti e quadri. Quindi vedere, ma di nuovo, vedere ovviamente non basta, perché noi imprenditori e manager operiamo in azienda, vogliamo mettere le mani sui processi delle nostre aziende ed è lì che vogliamo capire ed agire. Capire le cause degli sprechi per poterle eliminare definitivamente. Ed è a questo che serve portare la formazione in azienda, per coinvolgere più persone, preferibilmente tutti, in quella formazione sul campo che ci fa comprendere le cause degli sprechi e conseguentemente agire, con gli strumenti e le tecniche del Lean per rimuoverle definitivamente, per migliorare continuamente. Il coinvolgimento farà forse entrare un po' tutti in azienda la mattina con uno spirito diverso. Ci darà forse una maggior motivazione a competere insieme. Quindi guardare, vedere, capire e infine finalmente agire è il processo logico che vi proponiamo oggi, fiduciosi che sia un'opportunità che molti di voi vorranno cogliere, come già decine di migliaia di aziende di successo nel mondo hanno fatto e stanno facendo.
Il mondo ci chiede di diventare world class e già solo provarci può portare risultati veramente importanti e inattesi. Ci sono risorse umane enormi nel nostro territorio, non abbiamo nulla da invidiare ad altre parti del mondo, abbiamo solo bisogno di strumenti coerenti ed efficaci per valorizzarle. Grazie.